Lavorare bene per meritarsi fiducia. Con questa filosofia la Banca di Viterbo opera sul territorio a favore delle imprese e delle famiglie. La morsa della crisi economica non accenna ad allentare, anzi siamo arrivati a una vera crisi recessiva dell'economia reale. La Banca di Viterbo come sta affrontando questo periodo? Il periodo è molto particolare, singolare, e credo che, contrariamente a quelle che erano le mie ottimistiche previsioni, siamo scesi anche a Viterbo, nell'economia del nostro territorio, in piena fase di recessione. E allora ci siamo senz'altro rimboccati le maniche e abbiamo cercato di confortare, aiutare concretamente sia le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, sia le famiglie, sia i giovani. Dicevo prima della recessione, il dato che forse più è allarmante è quello che nel nostro territorio, nella nostra provincia, l'11% è il tasso di disoccupazione giovanile. E allora ci siamo, ripeto, rimboccate le maniche e abbiamo cercato di dare il massimo aiuto alle persone che hanno bisogno e che lo meritavano. Uscire fuori dalla crisi significa combattere la stessa tutti quanti, insomma. E ripeto, noi abbiamo cercato di rispondere a questa chiamata con le nostre forze. E dico subito che, contrariamente a quanto era stato divisato dai nostri soloni tanti anni fa, l'operatività, la funzione delle piccole banche è senz'altro molto necessaria, molto determinante per risolvere in parte la crisi. Certo, quando parliamo di crisi con la C maiuscola, parliamo di crisi viterbese, nazionale, europea, internazionale, insomma. Però, ripeto, è soltanto con l'opera di conforto, di aiuto a coloro che hanno bisogno, che noi possiamo uscire e usciremo senz'altro, speriamo, dalla crisi. Che cosa vuol dire essere una banca territoriale? Banca territoriale significa che il nostro spazio è delimitato dal territorio, ma significa soprattutto che noi stiamo nel territorio e agiamo per il territorio, cioè quello che noi abbiamo come deposito lo reinvestiamo nel nostro territorio, insomma. Quali sono i servizi che offre la banca e che ruolo hanno i soci per l'istituto? Beh, i servizi, ormai la nostra banca, la piccola cassa rurale e artigiana di un tempo andato, è diventata una banca che ha funzioni bancarie a 360 gradi, insomma oggi c'è tutte le funzioni della banca. Certamente noi, rispondendo all'ultima parte della sua domanda, riserviamo ai soci per le particolari benemerenze, la base sociale è essenziale per noi, dei privilegi, delle situazioni per cui il socio viene contraddistinto in un certo modo proprio durante e per il servizio che fa la banca. Quale strategia ha portato avanti la banca nei confronti delle imprese locali? Ecco, credo in parte, anche se sommariamente, di aver risposto alla domanda, ma credo che il nostro contatto verso queste imprese che oggi soffrono, perché a Viterbo, il territorio di Viterbo, un territorio economicamente sempre scadente, però ha risentito della crisi soltanto in un secondo momento. Oggi è vera crisi anche per le imprese di Viterbo. Noi siamo stati e vogliamo essere sempre più vicino a queste che sono le esigenze delle imprese in crisi, insomma. Certo, dobbiamo saper essere, come ci suggeriva il governatore della Banca d'Italia, molto oculati, perché non possiamo spendere e espandere, dobbiamo aiutare forse chi se lo merita. Punto fondamentale per la banca è il mutuo vantaggio. In cosa consiste e quali iniziative rientrano in questo ambito? Il mutuo vantaggio va indirizzato a privilegiare certe categorie che se lo meritano, e quindi noi apriamo la porta anche a coloro che, può darsi, in passato non erano nostri affezionati clienti.
Quali sono le iniziative che ha portato avanti la banca sul territorio? Ma le iniziative sono tante e tali che forse è un po' lungo farne un elenco. Comunque noi abbiamo avuto l'occasione veramente felice e gradita di festeggiare il centenario nel 2011, quindi abbiamo fatto una serie di iniziative che poi sono continuate nell'anno nel 2012, insomma, nell'anno successivo, insomma. Quindi ci sono state iniziative in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia e con le altre associazioni anche culturali, e abbiamo poi fatto il bonus per i neonati nell'anno, i figli di soci, insomma, e ci sono state, adesso non so, dovremmo fare un elenco che forse il direttore lo riuscirà a fare meglio, credo che sia una parte centrale della lettera che ha indirizzato ai soci stessi. A marzo 2013 è stato approvato il piano budget per il 2013, con il quale si prevede una crescita attraverso l'espansione sostenibile dei volumi e il rafforzamento del presidio nel territorio con una più incisiva politica territoriale. Che cosa comporterà tutto questo? Oggi credo sia il momento della concretezza, della responsabilità e non delle parole. Proprio sulla base dei risultati conseguiti nel 2012, il Consiglio di Amministrazione e la sua responsabilità ha previsto uno sviluppo dell'attività in maniera coerente e sostenibile, che vuol dire poi verificare periodicamente nel tempo, nell'anno 2013, se questo progetto sta andando in piedi. Il fatto di aver previsto una crescita degli impieghi, che sarebbe poi sostegno all'economia reale con una liquidità del 4%, vuol dire dare risposta in questo momento a particolari problemi del territorio. Questo vuol dire assumersi responsabilità, credere nel territorio, operare nel territorio e per il territorio. La più incisiva politica territoriale quale può essere, quale deve essere? Chiaramente ogni anno che passa il contesto economico, la piccola impresa, la famiglia si sta rendendo conto dell'utilità di questa banca che ha nel territorio. Una banca ovviamente che opera solo e esclusivamente su di esso, e quindi dobbiamo dare risposte assolutamente certe e trasparenti a questo contesto, e questo vogliamo fare anche nel 2013. La raccolta della banca ha registrato un incremento del 2,65% rispetto al 2011. Da cosa è dipeso questo fatto? Direi che la domanda e la sintesi potrebbe, alla sua domanda potrebbe esserci una risposta sintetica: lavorare bene per meritarsi fiducia. Nel tempo questa nostra attività trasparente è molto corretta, ha portato risultati. Correggo il suo dato, il 2,65 è riferito alla raccolta complessiva. Quella che più ovviamente noi ci premiamo sottolineare è la raccolta diretta, cioè il risparmio vero che è rientrato nelle banche, nelle casse della banca, è stato circa il 4%. Dicevo, tutti i nostri prodotti si caratterizzano da sempre per trasparenza e correttezza, a cui è abbinato un rendimento che mediamente è superiore a quello riconosciuto nel sistema per questi tipi di prodotti. Questo vuol dire anche in questo modo, in queste fasi, riconoscere a chi ci dà fiducia quel pochino di interesse in più che gli altri non riescono a dare. Un'ultima cosa per quello che attiene alla raccolta va sottolineata, è la responsabilità, diciamo così, è il concetto del principio della responsabilità, della rilevanza sociale che vogliamo dare al risparmio. Un risparmio che, se canalizzato nel territorio stesso, ha effetti positivi sicuramente anche sull'economia. Questa è un po' la discriminante che ci evidenzia rispetto alle altre banche di questo ruolo che vogliamo dare al risparmio, che è, diciamo che questa rilevanza sociale vogliamo dare al risparmio e continueremo a fare anche nel 2013. A quanto ammontano i crediti verso la clientela? Al 31 dicembre 2012 superano i 436 milioni, facendo rilevare una percentuale che può sembrare risoria dell'1% rispetto al 2011, ma che invece va apprezzato moltissimo se consideriamo che sono 2 anni ormai che il sistema nella sua media rileva dati negativi. Devo dire, insomma, in materia di tutti i giorni, che il credito è un po' sulla bocca di tutti. La restrizione, il fatto che molte banche chiudano proprio le porte alle nuove erogazioni e, tra virgolette, chiedono anche rientri ai vecchi crediti. Noi in questa fase nel 2012 abbiamo voluto mantenere un atteggiamento positivo e propositivo, perché riteniamo che in questa fase togliere ossigeno alle imprese che stanno in affanno sarebbe oltremodo difficoltoso e porterebbe un documento sicuramente al territorio.
Proprio nell'accesso al credito l'Istituto si è affidato a particolari strumenti per agevolare le imprese. Comunque si è, al di là degli strumenti si è sicuramente rifatto ad un principio che è il principio della responsabilità. La situazione congiunturale, come dicevo, ha fatto emergere ovviamente un po' la crisi di sistema. Le banche ovviamente evidentemente non hanno capitali di rischio da mettere sul tavolo e quindi stanno chiudendo con il credito. Certamente la banca, forte anche del suo patrimonio, è riuscita invece a mantenere un atteggiamento propositivo e comunque in crescita. Sicuramente in tutto questo, ha coinvolto i Confidi, ha coinvolto tutta una serie di soggetti che interagiscono nel credito con risultati sicuramente importanti. Gli strumenti che abbiamo messo in campo sono stati questi, quindi la responsabilità, molte operazioni abbiamo fatto con i Confidi, abbiamo fatto quest'anno 194 operazioni per un conto valore di 18 milioni, quando nel 2011 erano state 181 operazioni per 16 milioni, quindi addirittura in una fase di crisi profonda abbiamo aumentato il rapporto con i Confidi, a cui anche in questa fase, in questa sede, voglio sottolineare la loro attività e compiacermi con loro per la disponibilità che stanno dando al territorio in questo momento. Altre attività fatte durante l'anno a sostegno proprio della piccola impresa e delle famiglie, abbiamo anche noi aderito alla sospensione delle quote di capitale concesse alle piccole e medie imprese, facendo sì che molte imprese e molte famiglie potessero alleviare il peso degli impegni finanziari mensili. Il patrimonio è un'infrastruttura determinante per la zona in cui opera, per il corretto funzionamento dei sistemi economici. Di quale patrimonio dispone la banca e quale variazione si è registrata rispetto al 2011? Ma credo che il patrimonio per noi è sempre stato un elemento distintivo e quindi per noi la nostra attività è sempre finalizzata a far sì che questo valore non si depauperi, perché è l'unico che ci può dare prospettive di continuità e soprattutto di continuità in autonomia, in un mercato in cui le piccole banche hanno forse le maggiori difficoltà rispetto a tutto il sistema. Il patrimonio di cui la banca oggi dispone supera i 59 milioni di euro. Vedendo una crescita media rispetto al 2011 intorno al 7,50%. Ma quello che ovviamente va rimarcato, che spesso non è considerato al punto giusto, è il rapporto tra il patrimonio e le attività di rischio che la banca si assume. Questo rapporto per noi supera il 16%, quando è richiesto all'organo di vigilanza della Banca d'Italia l'8%. Credo che per noi avere questo elemento distintivo è sicuramente importante e credo che tutte le nostre attività, tutti i nostri sforzi, tutte le nostre strategie devono essere portate verso questo obiettivo, mantenere stabile questo tipo di rapporto. Questo solo ci può dare la possibilità di essere autonomi, di poter operare per il territorio, assumendoci ovviamente rischi. Nel concludere, ovviamente integrando quello che è stato detto poc'anzi, se la domanda se l'Italia e la Russia possono uscire da questa situazione, che credo che poi sia la domanda principe che ci facciamo tutti, sia noi come operatori di sistema ma anche come cittadini, io credo che l'Italia abbia tutte le risorse se si riuscisse a ragionare con un minimo di serietà da parte di tutti e anche della politica. E io ovviamente operando a stretto contatto con il territorio mi sto accorgendo che le imprese viterbese si stanno credendo in tutta questa fase, stanno dimostrando serietà, stanno dimostrando professionalità, quindi con tutte le difficoltà del caso sono un esempio, credo che va in qualche maniera sostenuto. L'importante in questa fase è stare insieme, fare rete come si dice, ma non solo a parole, con i fatti. Io direi che su questa base la banca propone e conferma la sua disponibilità, mettendo a disposizione, come dicevo, il patrimonio, la sua struttura, la sua professionalità. Sono convinto che su queste basi, dello stare insieme, di essere seri, affidabili e soprattutto credere nel futuro del nostro paese, della nostra Duscia, credo che possiamo farcela sicuramente. L'esperienza della recente crisi finanziaria ha messo in luce l'importanza del sistema dei controlli per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità del sistema finanziario. Banca Italia ha emanato una serie di disposizioni in materia di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, alle quali il Collegio Sindacale deve fare riferimento al fine di verificare che l'Istituto operi conformemente a quei principi. Come e se l'attività del Collegio Sindacale è stata interessata dalla recente crisi finanziaria? Senza dubbio è stato uno stravolgimento epocale che ha preso le mosse dal fallimento della quarta banca d'affari americana, Lehman Brothers. Quindi dal 2008, come tutti ben sanno, questo fallimento ha portato ad una situazione di carenza di liquidità
oramai in tutto il mondo e ha fatto sì che si scoprisse il problema del sistema dei controlli interni. È emerso chiaramente che il sistema dei controlli interni delle aziende e delle banche ovviamente aveva grosse falle, quindi tutti gli istituti centrali non hanno fatto altro che, come lei ha detto, mettere in essere una serie di normative che cercassero di far fronte a questa carenza che ha dato questo default a livello mondiale. Ovviamente il sistema dei controlli interni è il sistema deputato a verificare che la gestione di un'azienda, nella fattispecie un istituto bancario, venga fatta in maniera sana e prudente. Quindi l'oculatezza della gestione dell'azienda è demandata al collegio sindacale, che ovviamente, in virtù di quello che è stato appena detto, ha risentito moltissimo di questi stravolgimenti che sono stati messi in atto dalle varie banche. Quindi la normativa di riferimento ha istituito una serie di normative che devo dire è sempre più dinamica. Noi assistiamo quotidianamente alla emersione da parte, diciamo, degli istituti centrali di nuove problematiche che vengono poi messe su carta con disposizioni normative che ci vengono quotidianamente recapitate, per cui noi dobbiamo far fronte abbastanza repentinamente. Il problema si basa essenzialmente sul fatto che, essendosi verificato questo default dal punto di vista del sistema dei controlli interni, ovviamente la normativa sta essendo sempre più stringente nel settore delle verifiche della compliance, cioè della conformità dell'operatività gestionale di un'azienda, nella fattispecie bancaria, e quindi il collegio sindacale è deputato a far sì che queste nuove normative vengano sempre più seguite e messe in atto. Naturalmente le problematiche sono molteplici, si collegano con le problematiche, diciamo, di carattere generale, quindi la normativa generale con la normativa di settore, una congerie di norme che hanno, tra virgolette, appesantito il compito del collegio sindacale, ma che comunque si sono rese necessarie alla luce del fatto che nel panorama mondiale questi controlli interni si sono verificati insomma essere abbastanza deficitari. Quali sono i pregi e i difetti delle banche locali ai fini del controllo? I pregi sicuramente sono quelli di una celerità operativa nell'adeguarsi alle esigenze di mercato e anche alle esigenze imposte dalla normativa, proprio perché le banche territoriali, le banche locali, essendo di dimensioni ridotte, hanno una flessibilità tale che sia a livello operativo sia a livello decisionale consentono questa possibilità di adeguarsi. I difetti purtroppo sono connaturati appunto con l'essere così sottodimensionato dal punto di vista strutturale, tipico di una banca locale. Proprio per quello che dicevo prima, essendosi rese necessarie una serie di normative correttivi che poi hanno ingenerato nell'attività bancaria una serie innumerevole di adempimenti, che poi sono nate soprattutto per i grossi gruppi bancari, ma sono applicabili anche alle banche locali e di piccola dimensione, è chiaro che trovano una sorta, diciamo, di difficoltà nel potersi adeguare razionalizzando i costi e razionalizzando le risorse interne. Quindi nel momento in cui un grosso gruppo bancario con una struttura interna estremamente allargata deve far fronte a normative che gli vengono dall'alto, ha molta più facilità di ritrovare al proprio interno delle risorse e quindi sfruttare delle economie di scala che gli consentono di adeguarsi repentinamente senza sostenere particolari costi, cosa che ovviamente è molto difficile per una banca di piccole dimensioni. Qual è il punto di vista del collegio sindacale sul bilancio 2012 della Banca di Viterbo? Il punto di vista del collegio sindacale, come emerge dalla nostra relazione al bilancio chiuso al 31/12/2012, è estremamente positivo per una serie di fattori, sia per quanto riguarda la considerazione del fatto che si tratta di una sorta di mosca bianca nel panorama delle banche, soprattutto le banche locali, essendo ovviamente un istituto che ha chiuso il 2012 con un utile non indifferente.
e soprattutto in virtù del fatto che dai nostri controlli questa attività di gestione è stata sviluppata dall'organismo di supervisione strategica, che così oggi viene chiamato il Consiglio di Amministrazione, in materia diciamo di governance, è stata, dicevo, sviluppata e portata avanti in maniera estremamente conforme a quelle che sono le normative. Quindi, come noi siamo soliti fare, abbiamo verificato che l'attività di gestione è stata conformata alla sana e prudente gestione, e abbiamo potuto verificare che tutte le attività bancarie sono conformi a quelli che sono i dettami di legge. La cosa importante è che il bilancio è strutturato in modo tale che, avendo fortunatamente conseguito un utile d'esercizio non indifferente, ha dato la possibilità al Consiglio di Amministrazione di poter presidiare all'interno di esso i rischi che sono, diciamo, tipici e sono, diciamo, il fantasma di tutte le banche, che è il rischio di credito. Quindi noi, grazie all'utile conseguito, abbiamo potuto presidiare questo rischio di credito, che tra l'altro è una delle problematiche alle quali le banche vengono chiamate appunto da Banca Italia, ritornando al discorso di quella prima domanda, perché il presidio che deve dare un istituto di credito a fronte del rischio di credito è un presidio che, detto in gergo, diminuisce il patrimonio bancario. Quindi, a parità di condizioni, più aumento le mie esposizioni, più devo presidiare il rischio che quelle esposizioni poi non vengano rifuse alla banca. E ovviamente questo bilancio così brillante ha dato la possibilità, grazie a una serie di operazioni che ha svolto egregiamente il Consiglio di Amministrazione sotto la direzione del Direttore Generale, ovviamente, di avere un bilancio che fa dormire tranquilli, penso, per qualche anno. Quali sono le prospettive future e gli obiettivi che continuerà a perseguire la Banca di Viterbo? Ma noi gli obiettivi ce l'abbiamo avuti sempre con la O maiuscola, perché abbiamo fatto sempre, siamo stati forse i primi in Italia, tra i primi in Italia, a fare il piano strategico, nel quale abbiamo stabilito quali erano i nostri programmi futuri, e credo che in parte, ce lo dicono anche i numeri del bilancio che abbiamo approvato, ci siamo riusciti almeno in parte. Ecco perché quello voglio chiudere con una nota per noi ottimistica: il nostro bilancio si è chiuso in piena controtendenza, perché è un bilancio, anche come conto economico, attivo, insomma, cosa che non capita, non accade in questo momento per le altre banche, credo, per molte delle altre banche. Quindi l'Italia, in particolare la Tuscia, riusciranno nell'obiettivo crescita? Crescita e sviluppo sono due parole, sono due momenti a cui noi ci teniamo tanto, ma ci vorrebbe la palla di vetro per sapere. Io personalmente credo che se ci metteremo insieme, cooperiamo, la cooperativa è la nostra base sociale, ci possiamo riuscire, insomma. Speriamo, ecco. Lo dico adesso, io voglio terminare l'intervista con quella poesia che diceva, che aveva scritto Vincenzo Cardarelli, il mio conterraneo poeta, il quale diceva: la speranza è nell'opera, io sono un cinico che crede in quello che fa. Come presidente della Banca di Viterbo devo senz'altro attribuire, se non esclusivamente ma in buona parte, il merito della positività del nostro bilancio approvato a tutte le maestranze, a tutti i nostri collaboratori, e la nostra filosofia ci ha veramente in buona parte appagato e gratificato. Sarà senz'altro compito nostro proseguire in questa direzione e migliorare il nostro impegno per l'attività che, ripeto, fino ad oggi ci ha gratificato.